Mi sono iscritto a Facebook nel 2009, successivamente mi sono registrato a YouTube col canale Pangea Fly Fishing, poi su Instagram, e nell'arco degli anni ho visto crescere la community dei pescatori a mosca, soprattutto italiani, su questi vari social. Ed è usanza comune, oggi come oggi, condividere sempre più foto su questi mezzi multimediali con reflex, macchinette fotografiche, cellulari e quant'altro. Chi di noi oggi non condivide una cattura piuttosto che un dressing? Abbiamo un po' tutti voglia di questa visibilità. Voglio spendere proprio qualche parola dandovi i miei famosi ormai 5 consigli per aiutarvi magari nella scelta dello scatto giusto e soprattutto nel migliorare quella che è una qualità che a volte è veramente scadente, perché diciamoci la verità, alcune foto che vedo fanno veramente schifo. Ci sono poi semplicemente delle foto fatte bene e di mosche fatte male, al punto che oggi diventa veramente difficile distinguere se è fatta bene la foto o se è veramente una bella imitazione. Voglio proprio concentrare l'attenzione sullo scatto fatto alle nostre imitazioni, perché in fin dei conti, anche se applicato in altri settori, come diceva lo scrittore americano Harold Evans, la fotocamera non può mentire, ma può essere un accessorio di falsità. E come già altri video che avete trovato qui su Facebook o YouTube, quello che mi sento oggi di fare è darvi 5 consigli. Sempre 5, ormai ho deciso di perseguire questa linea dei 5 consigli. Cominciamo dal consiglio numero 1, lo sfondo della vostra fotografia. Lo sfondo della vostra fotografia è una cosa importante. Troppe volte vedo una fotografia fatta con uno sfondo completamente sbagliato, come questa che state vedendo. Sto scegliendo fotografie mie perché io non sono un fotografo, sono un dilettante, però ho un po' di esperienza per il lavoro che svolgo nello scattare foto in continuazione a materiali, mosche e quant'altro, e quindi mi sento di potervi aiutare in questo settore qui. Quindi lo sfondo è una cosa molto importante, perché uno sfondo scelto male può cambiare drasticamente il contrasto dato alla nostra mosca, quindi quello che penso che sia meglio è uno sfondo neutro, quindi in alcune occasioni può essere un grigio piuttosto che un verde o piuttosto che un celeste. Non serve fare investimenti particolarmente esosi per poter avere un'attrezzatura adeguata per fare delle foto carine. Ad esempio io con poche decine di centesimi ho acquistato in cartolibreria dei cartoncini come questo qui, che metto come sfondo alle mie imitazioni e scatto la foto. In questo caso è azzurro perché è uno dei colori che preferisco come contrasto, però va benissimo anche un grigio, un verde, come vi ho detto prima. Tutto sta a vedere quale sia il miglior contrasto ottenuto anche in relazione alla dimensione e al colore della mosca. La luce, secondo consiglio. Ogni fotografo che si rispetti sa quanto è importante avere una buona luminosità in fase di fotografia, o quanto può cambiare drasticamente l'esito di uno scatto una luce intensa piuttosto che debole. Perché non dovrebbe essere così anche con le nostre foto di artificiali? Personalmente devo ringraziare il buon Umberto Reglini, che saluto. Ciao Umberto, mi sto facendo crescere la barba come te. Che mi ha fatto omaggio di un accessorio artigianale quanto funzionale che vedete qui nel riquadro, ottimo per riflettere la luce a tutto tondo sul mio artificiale. Ovviamente lo utilizzo per mosche particolarmente piccole, per mosche grandi ho scelto un cubo luminoso fotografico. Questo mi consente di avere un'illuminazione corretta in tutti i lati della mosca e poter fare delle foto che valorizzino ogni singolo elemento all'interno dell'artificiale. Foto fatte in scarsa luminosità o peggio ancora con un flash usandolo in maniera inappropriata non fanno nient'altro che depauperare la mosca della sua bellezza. Consiglio numero 3, la posizione dell'artificiale. La posizione dell'artificiale sembra una cosa abbastanza stupida nel parlare di uno scatto fatto ad una mosca. In realtà non è sempre così, perché dobbiamo decidere preventivamente che tipo di fotografia scattare, perché se vogliamo mettere in risalto un determinato elemento della mosca, allora la mosca avrà una certa posizione in fase di fotografia. Se invece vogliamo fare una foto che valorizzi l'intero artificiale, dovremo mettere la mosca esattamente in una posizione corretta. A volte si vedono mosche buttate su un morsetto, su una base, su un tavolo, che veramente non valorizzano magari anche il lavoro fatto dal costruttore da questo punto di vista. Ad esempio, nel caso di questa piccola bestiola,
Essendo un artificiale snodato in tre posizioni, è normale che io vada a cercare di fare una fotografia che valorizzi lo snodo dell'artificiale fatto nelle tre posizioni. Quindi, se avessi messo l'artificiale in questa posizione qui, nessuno si sarebbe accorto probabilmente dello snodo dell'artificiale. Voglio valorizzare anche il fatto che, oltre a essere abbastanza grande come streamer, è un artificiale che ha degli snodi, quindi andrò a scegliere una posizione che valorizzi gli snodi che può avere questo tipo di mosca. Quindi scegliete con attenzione la posizione dell'artificiale, a meno che non vogliate fotografare un solo elemento o mettere in risalto un elemento in particolare all'interno della vostra fotografia. A quel punto, ad esempio le ali, faremo una foto fatta in questa direzione. Quarto, la post-produzione. La post-produzione è una cosa importante nella fotografia degli artificiali, perché ci consente di modificare alcuni errori che sono stati fatti in fase di scatto. Il problema è che bisogna saperla fare. Indipendentemente dal programma che si sceglie per poi modificare la fotografia, aggiungere troppo effetto nitidezza, come ad esempio l'HDR molto noto sui telefonini, piuttosto che usare Photoshop e quindi utilizzare una maschera di contrasto, può in qualche maniera sminuire il colore dell'artificiale o portare un contrasto eccessivo, addirittura una diminuzione della qualità dell'immagine proprio a livello di pixel. Quindi post produzione ok, è giusto farla, ma per cortesia fatela con criterio. Qualora decidiate di aggiungere dei marchi, dei loghi, come faccio io ad esempio con il mio marchio Capflies all'interno degli artificiali, fatelo in maniera visibile, ma che non diventi una cosa pacchiana e che imbratti rovinando il contesto fotografico dell'artificiale stesso. Il quinto e ultimo consiglio è probabilmente l'eterno dramma vissuto da chi scatta foto per gli artificiali, ovvero reflex o telefonino. Quale dei due? Beh, è normale che a livello fotografico non c'è paragone. Per quanto i nuovi telefonini abbiano una risoluzione e una capacità delle lenti molto elevata, chiaramente la reflex ha sempre il suo perché, ha sempre un margine di vantaggio nettamente superiore al telefonino, anche se devo riconoscere che io stesso scatto spesso delle foto fatte con il telefonino, non tanto per la risoluzione ottima della lente, ma perché è molto più veloce, mentre la reflex prevede il fatto di dover scaricare la foto sul computer, lavorarci in post-produzione in maniera più attenta, e quindi comporta un lavoro maggiore che non sempre abbiamo modo di fare. La cosa certa è che per scattare con il telefonino o con la reflex servono tutte le accortezze che vi ho elencato poc'anzi, più altre infinite accortezze. Per una reflex, soprattutto per gli scatti di mosche molto piccole, quindi da trota o da temolo, è bene avvalersi del macro, perché altrimenti potete utilizzare un sistema di tubi e quant'altro che possono cambiare un po' l'ottica, però ve lo dico per esperienza, è un po' complicato e diventa difficile il setup della macchina stessa. Quindi se volete potete fare le cose in low economy, oppure potete investire su un buon macro, in una buona attrezzatura fotografica, e avrete delle ottime foto. La cosa certa è che se la mosca fa schifo, fa schifo. Se la foto fa schifo anche la mosca. È una cosa che è meno stupida di quello che sembra. Come dice un famoso detto, comprare una Nikon non fa di te un fotografo, ma fa di te il proprietario di una Nikon. Quindi prima di essere fotografi provetti per un artificiale bisogna perderci un po' di tempo. L'unico maestro sarà fare tanti scatti e accumulare esperienza, sbagliare e migliorare un po' questa qualità. Non ho detto nulla di complicato, sicuramente molti di voi già le sapevano queste cose, altri spero di averle aiutati. La cosa importante è che cerchiate disperatamente di alzare un po' il livello qualitativo, ma non perché dobbiate essere dei fotografi o dobbiate essere dei maestri nella fotografia degli artificiali, perché semplicemente magari siete degli ottimi costruttori ma poi fate delle foto da schifo e quindi il vostro artificiale non viene valorizzato. E soprattutto vi prego, fatelo per tutto il movimento della pesca in Italia che ne guadagna, credetemi. Belle foto, siamo tra i migliori costruttori mondiali. Valorizziamo i nostri artificiali.